dietro la mia spesa in soli 4 minuti. Grazie per il posto, mi semplifichi la vita. Se hai mai voluto un telefono Android, scarica subito l'app ufficiale dell'Open Giappetti Svarese realizzata da WebLink. Avrai sempre a portata di mano news, risultati, classifiche, contenuti esclusivi e molto altro. Per scaricare l'app collegati con la palestra Svarese e puro WebLink.it, cercare su Store. Come on.
col numero 1 Vojislava Stojanovic, col numero 5 Gianluca Basile, con il 6 Flavio Ilieschi, con l'8 La Quintana, con 10 Sandro Nicevic, con 11 Ryan Boatwright, con il 13 Simastro Giazaitis, con il 19 Luca Panastra, con il 21 Lawrence Powers, con il 42 Alex Borghiacchi, con il 52 Kito Nankiville, allenatore Di Carlo. Recupera proprio oggi con il Cremona e
azienda. Con Torino a questi livelli, cioè Tyson e Yenga, credo che Torino, non so se c'è una giusta chimica, che possa a breve risollevarsi, cioè rischia di non essere la diretta concorrente. Credo che la diretta concorrente sia la squadra che incontriamo stasera, e Pesaro, che però oggi ha vinto una partita importante contro Reggio Emilia. Quello è quel quarto di Pesaro, ragazzi, rischia di essere veramente pesante. Questo è il problema. C'è da dire che Varese finora in casa contro le squadre del proprio livello ha staccato la prima casetta, perché mai staccato. Oggi il tentino può fare un giocatore nuovo, Chris Wright, è un playmaker, è un giocatore corretto, adesso giocheremo anche con due playmaker senza farli, se non c'è da Calloway, però dai, avevamo già detto anche da ieri, fuori completamente dai meccanismi della squadra. Ecco, però ha messo dentro un playmaker, insomma, vediamo. Tanto Varese non potrà neanche chiudersi in queste due settimane di tranquillità, diciamo, perché per la sosta della Coppa Italia, che potrà giocare le due partite di prima Cup, di conseguenza sicuramente non una passeggiata di salute, lo so, importa che Varese oggi recupera Ryder, recupera Campani, speriamo a pieno servizio, ora ancora Cavallero, abbiamo visto palleggiare adesso 5-6 settimane, quindi si può già la quinta, se non è questa probabilmente rientrerà, non in coppa. Concentriamoci su questa, che evidentemente tra i motivi che già espresso Vittorio, possiamo considerare la partita. Right, il presente in petto con Wayne Secundi, Traier e Davis, ovviamente. Varese, arbitri Degnis, Reduzzo e Quarta, saranno presenti un po' 3.500-4.000 spettatori, che non è male, è una partita con il capodoglio. Certo, poi i tifosi varesi dovranno rendere caliente e calda la situazione qua al Parlamento, perché è molto importante. Ma Il ruolo di
lottato il pubblico, e non se ne era accorto nessuno, aveva fatto lottare il pubblico. E nel tiro peggiore di Varese la palla è andata a cadere. Da Davis se non scarica nel mucchio, poi da fare un lavoro di braccio, un altro processo, poi un 4-1, va dentro, chiuso anche la porta, va Il palletto, tutto il lavoro è stato spinto.
saluti, c'è. Allora poi studiamo, dice, prova il pilota tutti, che non fare, no? Thank you.
molta più aggressività in difesa, questa è quella che sto vedendo. Ora mi sembra di aver capito, adesso questo è capito. Entra Wayne Sujuanite.
Thank you.
Ferrero rientra con Sixer, esce Varanauskas, rientra Ryan. Sotto, 18 punti. 4 metri.
e il portiere di porta via. Non sbaglia mai, adesso ha sbagliato il primo giro. Adesso ha sbagliato il giro, non ha trattato di rimanere in piatto e ora il giro. Il contrite sta letteralmente facendo la vita. Quando c'è il cambio di un lungo su Boatwright o inizia a vicinare il profittato, questa è la storia di ultimi 5 minuti. Rimesso di la Quintana al lato corto del grande attacco fuori cornice, dice che tutti nell'angolo la macchina di Thank you.
riesco, ma sono provato, scarico. Si era avvicinato nel punteggio a meno 5.
cosa troppo inutile è una cosa rimasta pensando. Sarebbe una ricordarsi che aveva fatto 10 dei primi chilometri, ha fatto praticamente 33 però negli ultimi 3 se è sembrato che la rete abbia messo un pochino a posto la difesa, un pochino credo io, con più pazienza eccetera, perché per 7 minuti le cose sono state veramente terribili e sembrava cavarsi sotto, questo sarebbe stato ben difficile. Semplificati la vita, guarda l'attacco, non dico Tigros Prime, Tigros Prime, quanto veloce, guardate tutto qua su Mega Screen. Sta pagando tantissimo. Diciamo che soprattutto andava al Tigre 3 con l'ultimo passaggio, cioè direi che questa gente che ha lavorato la rete è ancora andata a 5 su 15 10 grazie alla bomba di Rai, però la situazione era incredibile, non è che infatti era curioso per come la rete è passata, certo che il campo tornato c'è ancora la condizione, c'è il campo devi sapere pericoloso ed è più attaccabile la formazione di un campo attaccabile della sua metà campo. Con Oriacchi è più solida in difesa con Orlando, però in attacco c'è stato quel passaggio che di tanti che rolla tra Bobright e Lice. La partita scacchi rischia di diventare, adesso nel secondo tempo Oretti deve cercare un po' le morti, deve convincere i suoi giocatori per i due, ma penso vale 2, non vale 18 o 9, bisogna dare la palla dentro, riaprire il gioco, far chiudere la formazione per prendere il tiro da 3 dopo aver mosso la difesa, non dopo un pick and roll e basta. Avete mai avuto un sogno da realizzare, bisogno di qualcuno che vi supportasse in questo progetto? Ogni giorno Brother può aiutarvi a realizzare sogni e progetti, restando sempre la vostra capo d'armato, con soluzioni di stampa e facili innovative, guardando video su Mega Screen. Con la Bologna l'ultima giornata e vedi 4-1-3 giornate, se non vado errato, e di conseguenza è una squadra in salute, e lo si sapeva, intanto la Rese deve mettere in campo Knight, questo non è facilissimo, ma è un giocatore nel motore, questo è il problema della stagione, e avere e non è il suo capitano cavaliere. 25-12 con tutti gli impatti, questa finora è la differenza tra le due squadre, per fortuna Varese con la propria pressione ha recuperato quei due palloni a tutta campo, quello perso dalla città e poi dagli esti, passato sbagliato a Modric, che hanno permesso di fuggire un pochino l'ultimato e poi è stata quella 72 palle perse, probabilmente a quest'ora stanno contando un più 9, un più 10 per Capodoro. Sicuramente urge mettere sistema, cioè la scorsa settimana c'è stata l'estrazione di premi della lotteria del settore giovanile della pallacanestro varese, collegatevi al sito per scoprire se siete tra i migliori e per riuscire a ritirare il vostro premio. Il sito è settoregiovanile.pallacanestrovarese.it. La valutazione totale è 45-38, ma è un po' secondo me c'è da sistemare sicuramente nel Varese, questa qua è una partita corretta, di 1 di 0,1 con un telefono Android che scarica subito l'app ufficiale dell'Open Journey di Varese realizzata da WebLink. Avrai sempre portato di mano news, risultati, classifiche, contenuti e molto altro. Puoi scaricarla collegata con la palestra varese.weblink.it o cerca la sua store. Ma
po' scarico per il momento di oggi. Per fare questo sport ci vuole la stampa giusta, la dirigenza, lo staff, sempre Giorgio Mendes Valencia, si sono affidati per loro abito, la saporia del plano di colazione. All'ascolto perché secondo me se il voglio di vacanza per scoprire le mete meravigliose che propone l'agenzia di viaggio Giuliani Audi in collaborazione con Alpitouro World, destinazione in tutto il mondo per farvi sognare e realizzare i vostri desideri. Vi ritrovate Giuliani Audi e Alpitouro World, la squadra vincente. Ciao, sono Alessandro Pugliese e vorrei parlarti del foro Lego. Funzione pensato, raggiungi 310 gradi, così puoi fare io come Margherita, la peggiosa, a caso proprio quei pizzeri, scegli il meno, loro professionisti di viaggio. Quando lei ha internet super veloce senza sorprese, affidati ad Internet One, l'unica DSL 100% made in Varese. Lavoriamo per farvi navigare veloci, di Internet One per private aziende, a tutta velocità, a partire da 10,90 euro al mese, per informazioni www.internetone.it. Prendi 5 canoni. Falli anche modare. Dopo la prima tappa c'è. Falli riscaldare. E poi portali alla partita. Speriamo che se non riesce a comprare. Scopri la sfida con te. Domani a sfidare nella concessionaria più vicina a te. Lega Basket Serie A. Qui dal Milice Forte. Ogni giorno la provincia di Varese racconta le prese della tua squadra del cuore. Sulla provincia di Varese il grande basket è il protagonista con grandi commenti, interviste e curiosità. Leggi la provincia di Varese, un quotidiano che parla di tutti noi. Segui la tua squadra TV, la diretta delle partite trasferta la domenica alle ore 18.15 su Tele 7 Maghi, canale sportivo 215. E potrai rivedere le partite della Regione Betis lunedì alle ore 22.30 su Tele 7 Maghi, canale 74, ed in replica il martedì alle ore 20.30 su Tele 7 Maghi, canale sportivo 215. Una corretta trattazione alla base di una performance vincente, il tuo stadio di rete in performance è migliore per altro che schiacciata per essere di vittoria. Fai canestro con Rocco Giombetis, scegli l'agenzia per il lavoro 100% in meglio Varese per provare la tua nuova pressione professionale. Open Giombetis Varese, Gustav Sinza e Giorgio Salabro, consulta l'offerta su openjombetis.it. Perlomeno di venire a correre dietro, però prego.
Forza Jeffa, lungo Jefferson, non ho mai capito come era la fotografia. C'è solo quel flux, il nuovo flux, con quei quattro lì, ma è Grazie.
adesso ha fatto un canestro che era difficilissimo col fallo subito. E che palla di cambio per Davis. Sì. Un po' fortuna. Scarico del Bright, da 3 Bright!
se vogliamo dircela tutta, di conseguenza deve sentirlo anche con Moretti. 5-0-9 a giocare il terzo quarto, 45-49 il punteggio, forse è prima che adesso si mette la Wright, che è stato anche il secondo. Il lunetto è andato di Eschino.
Tanto il giocatore che di solito lo studente vede a me Wales, ha l'idea di essere 46-52, più sempre parlato, in attacco ora con Stojanovic. Poi andiamo lì, c'è Stojanovic. Andiamo a Wales. E a blocco su Wales. Allora, attacco di Orianti, terzo fallo della serata per noi. Cambio. Esce Orianti, entra Vicevic per Varese, esce Devi sotto Campani. Esce anche Kukzic. Al suo posto Baranauskas. Saluto di Carlo, fa rientrare. Thank you.
Davis produce il fallo, adesso dovrebbe da il punto dei rimbalzi totali che quasi imbarazzante vanno sempre più fuori di il divario con il piazzo 1-0-5 con il primo libero Wayne 50-60 a segno e non aveva resa un minuto e quarto Montana per due braccio di lui per Paola si è spazio la strada poi si vede il Grazie.
Questi sono i due fattori che possono cambiare la partita. Questa disperazione che ti fa fare canestri che solito consegni alla Ferrero, tanto per dire, o e più a loro che magari si bloccano per paura di vincere. Cominciando l'incontro, intanto in attacco la Bola Blanco, il campo con il punto di sviluppo è carico, con il canestro da segnare, il massimo di Thank you.
adesso bisogna giocare con me. Ringrazio perché mi ha fatto l'istruzione. Sì. Loro sono pieni di palle, cioè, due sette con quattro palle, poi hanno tre palle e la pista, quindi sono abbastanza carichi di palle, però nel finale sai, e hanno già un po' buono, sai, sono detto buono, insomma, hanno detto che hanno tutto di vista di Varese, non c'è nessun giocatore se non tutti che ha tre palle, è stata una diversa intensità, sicuramente con punto più 13 di inizio del quarto quarto, più 7, meno 7 palle in mano, sicuramente, come diceva Manga, questo è l'ultimo treno che il pallavolo lo capisce in squadra. Intanto Davis
debole. Davis, no?
recupero di Davis a segno. Quando De Davis per lui il quarto della serata. Davis esce fuori. Dovrebbe essere liberato dal capo del mondo. C'è il cambio sotto. Staccano. Esce il bonus a Cavarez. Right.
però vai, non va, 1-12, quanto mi pare il secondo libro. Ah, ma che fiato per sé, 8-1-7-8. Thank you.
ha perso col Gallarate. Mi ha fatto fallo là a 30 secondi alla fine. Fallo del cazzo! Non si è
è sotto il canestro, dove se l'ha fatto un paio di occasioni. Due punti avanti e Torino vede la, chissà, ma Torino mette nel motore Yenga e Dyson, ragazzi, da tra due settimane. Cioè, Yenga l'ha già messo, Dyson oggi è andato a Cremona, non so quanto avrà giocato, ma avrà due settimane in più grazie alla sosta di Coppa Italia. Cioè, oggettivamente è vero che Varese metterà Wright e probabilmente Cavaliers nel frattempo, però intanto c'è le due partite di Coppa, come ci dice Vedani, in queste situazioni non aiutano poi tantissimo. Mamma. Vediamo la storia. È necessario fare questo. Eh sì, oggettivamente sì, passate così. Quindi hai la necessità di fare. E comunque poi come partecipazione a queste competizioni sono comunque attività comunque liquidi che hanno anche nelle casse. Ma male non fa. Sì, però l'energia dei giocatori che hanno una rosa puntata, con la formazione da inventare ogni partita, perché un piano l'altro, insomma, tante piccole cose. Probabilmente se Varese avesse un solo campionato. E col senno di poi, ovviamente, ma questo è di pianificare ad agosto, e quindi poi ad agosto c'è la possibilità di andare a Figueroa con Camera. Tutta è chiaro, ci sei l'interesse. Quello comunque mi fa specie, tornando a questo match, che è arrivato a Capo Orlando, si mirava veramente una squadra totalmente diversa. Sì, ma Capo Orlando, ragazzi, però adesso oggi Varese l'ha fatto diventare più forte di quello che era nei primi tre quarti. Era quarto quarto, come ti dicevo, la disperazione, la paura, l'aver capito che Botrait era un problema, non era un vantaggio per la formazione oggi. L'hanno fatto diventare nel secondo quarto, tra il primo e il secondo quarto l'hanno fatto diventare una cosa positiva. Poi Ferrero, non sto parlando di Gallinari, adesso con tutto il rispetto per Ferrero, ha preso il mismatch e gli ha fatto 16 punti in faccia, cioè oggettivamente. Sbagliato pur quella di Varese, la partita l'ha sbagliata con la tensione di doverla vincere nei primi tre quarti, quando finalmente ha capito, poi ha avuto un Wayne completamente fuori partita, fuori giornata, ma doveva essere Wright alla fine, doveva esserci Wayne in campo, questa è la realtà della situazione. Dopo Wayne era un giocatore con la testa, non c'era con la testa, perché prima non è successo. Davis, tutto sommato, la testa piano piano l'ha recuperata nel corso della partita, anche se la rimbalza ha pagato tantissimo la fisicità degli ospiti, però alla fine qualcosa Davis ha combinato, sono 14 punti, 8 rimbalzi, 7 falli subiti, insomma qualcosa, pur non essendo secondo me granché in partita, ha fatto. Si è visto il Kangur positivo, sicuramente positiva anche nella difesa, anche se l'ultima difesa oggettivamente non poteva fare di più, ha fatto il possibile e poi la palla della cassetta non c'era, c'era un skitch che non dà troppo fastidio, niente da fare. Varese oggi come a Pesaro ha buttato via i punti salvezza, perché oggi Varese sarebbe tranquillamente a 18 punti con Capo d'Orlando e che Pesaro a loro. Se oggettivamente se tutti i vantaggi a questo punto sarebbe un colpito per quelle due squadre lì. Invece adesso te la devi giocare con due squadre che sono in fiducia, tutte, che sono rese non so che sconfitta è, ovviamente alla quarta consecutiva.
perso con Milano, perso con Milano le due trasferte e questa qua. Sì. Lo so se del ritorno avuto vinto la prima contro Caserta. Vinta Caserta, abbiamo perso con Milano, ha perso le due fuori casa con Pesaro e Sassari, adesso siamo due casi. Cosa che stavo pensando che andava la partita, dicevo, i due punti che abbiamo piccato li stiamo recuperando. Francamente, tutto pensavo che abbiamo piccato. Andiamo via due punti con Pesaro, e prendo la palla con Sassari. Sono maledetti di Sassari, abbiamo recuperato questi due punti. Invece portavi 2-0 nello scontro, il capo dell'anno, lo stavano dietro. Hai 4 punti di vantaggio col 2-0, significavano 3 partite. Invece adesso ringraziamo Cremona che sta riuscendo contro Torino. Sarebbe utile, se mancava un minuto. E finito, sì, è finito. Sempre 6-5. Visto che oggi Pesaro hanno combattuto a Reggio, perso anche Cantù. Sono anche dei momenti anche sfortunati, per esempio. Eh sì, tutti gli risultati. Reggio Emilia, incontrare oggi Reggio Emilia forse è più facile che battere. Ah certo, perché sono d'accordo. Con fuori metà squadra, a caso ha preso anche 40 punti l'altra sera. 50. Sì, sì, certo, becchi Reggio Emilia oggi. Se hai la fortuna di incontrarli questo momento qua, Parenza lo incontra fra un mese. Ci avrà Lavrinovic, ci avrà tutto a posto. E magari lotta per una posizione del playoff e quindi è per vincere. Lo sguardo la prossima in casa di Valenza, forse con 30. Sì, che non sta andando in gran momento. Altra squadra che sta in quel momento soffrendo. Tutto qui. Anche tu sta presente, sì, il più che non sta soffrendo. Infatti ha perso sia con Brindisi che con Bellino, non ci vuole più. Però la Valenza piange se stessa. È una squadra che adesso l'unica speranza è che l'ingresso, il ritorno di Cavaliero e il nesto di Wright e il Campani che ha detto oggi Campani. Lo vedevano i movimenti che faceva, francamente era improponibilità. Era improponibilità, ho visto un paio di movimenti che tu probabilmente avrai notato. Il giocatore ha paura in questo momento, i movimenti sicuramente non è in condizione di giocare. Quando un giocatore ha paura in campo, forse meglio lo fa. Infatti ne sono partita in quanto come Faglie. Però Faglie ha giocato un pochissimo, penso che non ha tempo. Ha giocato pochi minuti, l'altro era anche stimolato da un tempo. Forse anche lì magari, però l'altro più così bene, se cambia. Di Scangur e Ferrero. Sì, ma la squadra l'ha riparata, fondamentalmente l'ha riparata. Beh, non è che tutto è strano. Ho detto partite con quale ci sono in piedi, adesso ti ripeto il Ferrero. Francamente, su questi due giocatori adesso quelli che fanno vincere le partite. Questo è Varese, però era più 3-30 secondi alla fine. Però, ascolto, mi all'inizio stagione eravamo convinti che Campani e Ferrero potessero essere giocatori più salvi, oggi fa la differenza. Oggi a un certo punto, come ho detto, Botraic è diventato il punto di dolore della squadra. Ferrero è stato bravissimo ad approfittare, ha fatto il cazzo, l'ha fatto lui, che recupero l'ha fatto Ferrero. Se andava a vedere 7 punti consecutivi da metà di giocatore. Ovviamente, poi tantissimi che devono essere fatti, dovremmo avere Bambi, Lo vedi? Caserta.
e la Juve, che la partita tra Juve e Napoli disastrosa, una partita di merda da fare un tiro deviazione, sono quei culattoni di juventini di merda, cazzo, che fanno il gol del giorno. Ma te stasera ti sentivo la radio quando parlavi sottofondo, ti sentivo te che parlavi, se non abbiamo battuto neanche il club di Milano, sentivo il sottofondo te che diceva, cosa che diceva? Io non lo so, stavo sentendo che tu stavo già spiegando l'altro, sentivo il sottofondo, se l'Inter passa non batte in casa il club, non può pensare. Questo è mio. Che salutato stasera. Abbiamo sentito anche Coach Di Paolo, sorriderà, insperata. No, insperata no, perché oggettivamente, ripeto, per tre quarti ha giocato meglio Capo d'Orlando, l'inerzia era tutta dalla sua parte e quindi non tanto. Ha toccato, ha avuto paura di vincere, ha detto bene di farlo, la partita si è complicata, e Varese in 2 minuti ha fatto più libertà in Francia per suicidarsi, che si è suicidato, si è suicidato come si è suicidata nel quarto quarto a Pesaro, a 1,42 a Pesaro, più 7 e più 17 all'inizio del quarto quarto, più 7 a 1,42 del quarto quarto, perdere di 4 non è facile. Effettivamente questa è una squadra che ama i suicidi, cioè. Il problema è che quando li fai già 2 volte poi quando arriverà qualche altra partita punta a punto, queste cose qua, questi tacchi nella testa più grande. Sì, anche se comunque in qualche occasione nel finale Varese ha già avuto la meglio in passato, anche nel punto punto, tranne in queste due occasioni, però erano proprio le partite forse più importanti del contro le partite avversarie. Forse la vittoria con Cremona, però Varese era avanti di 20. 20 punti alla fine del secondo tempo, quindi ha rischiato anche di vincere la partita, perdere la partita già fatta, fortunatamente però è stata l'unica partita vinta da Varese con una squadra nella parte sinistra della Varese. Speriamo che sia l'ultima. E adesso, esatto, no. Perché se è l'ultima, se è l'unica, a questo punto il campionato è finito, cioè Varese a questo punto se le gioca nelle 3-4 partite in casa, tra, se non sbaglio, Brindisi, Reggio Emilia, Venezia, non mi ricordo la quarta, Brindisi, Reggio Emilia, Venezia, abbiamo Moretti, magari ce lo dice lui, dai, abbiamo sentito, questa la vedremo anche, Pistoia, sentiamo. Thank you.
anche il fallo, anche il fallo non fischiato, però lì a metà campo lì erano due tiri liberi, più tre, più cinque. Mercoledì Radio Club. Stavo studiando, faccio lunedì di mattina, mercoledì di due. 5 sere di basket, come fai? Matto su più 3 vai a far fallo rimbalzo, io divento matto, ma anche promozione, abbiamo perso una partita uguale qua. Cazzo, ma in promozione la... ma lasciali, fai venire giù, manca 30 secondi, cazzo, segnano da 3, bravi loro, c'hai tu 6 secondi per vincere la partita col time out, cazzo, male che vada vai supplementari. Seduta a due sedie, non dire che facciamo sempre il tavolo, va bene Giovanni, no, ma ci mettiamo
Dai, grazie. Anche il coach Moretti, posso fare un paragone, non presentarsi male, però sembra che fosse stata una scorsa più secco, era sconfitta contro la storia, quando Moretti era l'altra parte, è stata la partita in cui forse ci sono state discussioni. No, io non la vedo così, io la vedo la conferenza stampa di un allenatore estremamente lucido, che dà risposte estremamente lucide, invece con un gruppo di giornalisti pronto ad attaccare anche lui oramai, perché questa sembrerebbe la tendenza. È sbagliato il cambio qua, lui ha risposto giustamente, Ferrero l'ha tolto e l'ha messo per un minuto, l'ha tolto quando ha tolto Bontrait perché non aveva più il vantaggio fisico, quindi se un giornalista capisse qualcosa di basket questa domanda non gliela fa neanche. E invece sono quelle domande che sono pronte per ricominciare a creare un po' di terra bruciata contro l'allenatore. Questa è la realtà della cosa, mi spiace chi l'ha fatto. Che quando è uscito Ferrero, perché la compagna è fuori, e per gridare, perché sto parlando di Gabriele, un segno, un minuto di tutto, di non... Sì, c'è la colpa Lazzetto, tra l'altro, di quel frangente. Sì, ma la gente è pagata per fare queste cose qua e ci sta. Il giornalista, no, io mi spiace il collega. Ha fatto la domanda, ma devi andare a cercare di inzigare una risposta per cercare la polemica e cominciare a mettere, non aiuta la squadra, anche non aiuta la squadra, io non so chi ha fatto la domanda, non aiuta la squadra. Sì, e poi, la domanda era magari perché come gli è stata fatta giustamente e la risposta è corretta, non siamo entrati, avevamo paura di vincere, paura della partita, non abbiamo applicato il piano partita all'inizio, tutto quello che vuoi. Potevi fargli la domanda alla fine, ma perché Davis ha fatto il fallo, ma lui non ti può rispondere, devi chiederlo a Davis perché ha fatto il fallo a 30 secondi dalla fine più 3 dall'altra parte del campo sul rimbalzo. È vero che quando sei lì che lotti per il rimbalzo non stai a guardare, ma devi essere capace di frenarti, perché più 3 a 30 secondi dalla fine, anche se loro vengono giù, organizzano l'attacco, tirano e segnano anche la bomba, vanno pari e tu c'hai 10 secondi, hai un time out, hai 10 secondi per organizzare un attacco per vincere, perché male che vada vai supplementari, c'hai altri 5 minuti, perché la partita non è stata persa, è stata persa anche sul fischio di Begnis, non fatto sul fallo su Wright, il di Ilieschi, grosso come una casa a metà campo, lì erano 2 tiri liberi per Varese più 3, a 43 secondi dalla fine, quindi ma come ha detto giustamente Moretti, quando tu vai a cercare un punto lo puoi andare a trovare in mille situazioni, è partito dai tiri liberi, può partire nella gestione del finale, può partire dal fallo di Davis, può partire dal rimbalzi concesso a loro oggi, può partire da mille situazioni. Questo per dire che Varese però purtroppo si è trovato in una situazione che non doveva trovarsi, ha sbagliato completamente gli ultimi 2 minuti, ripeto, ci sono anche 2 falli fischiati al 23esimo secondo con loro ormai che non sapevano più che cosa fare per attaccare se non uno contro uno alla spera in Dio, tu lascia giocare, vedi se fanno canestro loro, bravi, ma così gli hai dato 4 punti gratis, tra l'altro loro hanno fatto 4 su 4, noi abbiamo sbagliato un tiro libero di là, hai perso un punto, hai perso di uno,
con qualche giocatore da loro con quattro falli sono ammesso come dici te, questa volta con il supplementare avevano quattro giocatori con quattro falli. Appunto, cioè tu avevi la partita completamente in mano, a due minuti dalla fine, più 4, più 2, più 4, più 3, a 30 secondi, a 43 secondi dalla fine, palla in mano, hai la partita in mano, hai la partita in mano, la puoi buttare via sotto, tra l'altro più 3 facendo le due stupidate che ho detto prima, dei falli al 24esimo secondo nelle ultime due loro azioni offensive. Qui purtroppo è quando... sai, la devi vincere per forza, non ragioni più con la testa. Davis non doveva commettere quel fallo, doveva tornare in difesa, più 3, stai lì, difendi, segnano da 3, bravi loro, e vai in attacco e giochi la tua partita negli ultimi 8 secondi con loro, con i bonus, con l'entrata, con qualunque cosa, con un tiro. Più giovani e meno giocatori esperti del campo italiano, sono arrivato tanto. Prima lo soltanto Cavaliere aveva. Sì, ma non è questo il campionato italiano. Roberto, anche questione di esperienza, perché come dici te, quel fallo lì se lo evitavi. La partita la dice. È una cosa abbastanza elementare quella che dice Vittorio. Cioè, abbiamo visto segnare Ray Allen gara 6 da 3 su un rimbalzo non preso da San Antonio con Miami, cosa vuoi? Eppure se ce l'hanno detto, c'era Duncan che di esperienza ne aveva da un po' da vendere, però non ha preso quel rimbalzo lì. Dai, su, c'è Ginobili, ce l'ha detto, c'è dentro Parker, succedono queste cose. Il problema è che succedono, certo, bisogna sperare che la prossima volta non succedano più, non devono succedere più. Il problema è entrare nella testa dei giocatori adesso. Moretti ha continuato a dire cose giuste, stasera ci lecchiamo le ferite, domani mattina ripartiamo con una nuova partita. Settimana prossima ripartiremo con un'altra nuova partita. A chi gli ha chiesto adesso siete la maggior candidata alla retrocessione, quello vuole che rispondesse di sì, ma io non so chi pone queste domande. Spero oggettivamente. Ecco, magari è stato uno di Capo d'Orlando, si spera, perché è un'altra cosa che non va bene, chiunque sia, pazienza, vabbè, è gente che probabilmente di basket. Oggettivamente, che cosa vuoi che ti risponda? Si risponde che tanto è una partita, adesso Varese vince le prossime 8, arriva ai playoff, capito? Cioè, cosa cavolo vuol dire? Trovano la quadratura del cerchio, vincono le prossime 8, e chi ha fatto quella domanda dove lo mandiamo? Cioè, va bene, ok, ci sta, sei amareggiato perché la formazione ha perso e di conseguenza fai delle domande che non c'entrano. Oggi la domanda chiave è stata soltanto perché per tre quarti la partita, tra l'altro, se vuoi vai a cercare un altro punto in cui l'ha persa, e quando Varese è andata sotto da 4 a 11 punti nel terzo quarto, quel minuto di follia che ha preso 7-0 di parziale, 7-0 di parziale, di follie di Waynes, prevalentemente l'uomo che aveva giocato bene, benissimo fino a questa stagione, ci ha anche fatto vincere la partita con Cremona, ha spesso portato la croce sulle spalle, eccetera, però ha avuto un minuto di pazzia, ha fatto due tiri sbagliati, ha perso un pallone, 6-0 di parziale, 7-0 di parziale. Però cosa vuoi? Non puoi. Questi sono i giocatori che ha Moretti, di conseguenza fa le nozze e certe volte, stasera gli era venuta, stasera la partita Varese l'ha persa, poi l'ha vinta anche per la paura di perdere, cioè, di Capo d'Orlando, perché anche Di Carlo non ha capito più niente, Di Carlo, uno che gli chiedesse ma perché tu hai detto Botrai con Ferrero che ti ha fatto un mazzo così, che non lo teneva, cioè, che poi non ha ancora capito che nell'ultimo minuto la stessa azione non è stata riproposta da Varese, con i due lunghi c'era Botrai in campo e c'era Ferrero, tagliela, va bene, no? Tu hai ragione, non ti vince il partito Ferrero, oggi la vinceva Ferrero, ma non perché è bravo, Ferrero non è bravo, è per questioni fisiche sotto canestro. Sono ben contento quando un italiano è sicuro, ma non è che stai lì, era una tattica appunto. Io quello che pensavo dicevo, purtroppo non possiamo sperare nell'andata, qualche partita ce l'ha fatta vincere a Campari. Adesso c'è Varese, abbiamo cambiato 3.000 giocatori, adesso non può cambiare più nessuno, con questi 10, 12, 11 si arriva in fondo, con i 4 lunghi, con Uksic, con Cavaliero, con Waynes, con Wright, si arriva in fondo al campionato, Moretti finalmente allenerà sempre
e comunque la stessa identica squadra, e quindi a questo punto devi solo sperare, perché parliamoci chiaro, c'è sempre la debba andata che gioca, che siano in salute, che trovino, che troviamo anche noi magari nel corso del campionato alcune squadre che non hanno magari niente da dire o si trovano in condizioni fisiche pessime, perché finora in questo momento, come diceva Manga e come dicevi anche tu, non ti va neanche bene il calendario. Da oggi potrai eri a posto di Pesaro, magari contro Reggio Emilia, probabilmente portare a casa tu la partita, ed erano due punti importantissimi. Non è una squadra di fenomeni, avevi battuto la prima classifica, però la prima classifica è ancora 5 mesi. Pesaro invece ha avuto questa fortuna qua, molto probabilmente quando giocherò a Reggio, ma bisogna avere fortuna nella vita, conta, a me lo diciamo sempre, conta sempre la mia vendata, sempre la mia vendata conta sempre, cioè caro Vedani, se nascevi nel Mali non facevi la vita che facevi, quindi anche quella, magari facevi la vita da più ricco, non lo so, però sei pure il Mali, e quindi bisogna sempre di tanto ringraziare per quello che si ha, chi non lo sappiamo perché non sappiamo chi c'è o chi non c'è. Diciamo che nascere qua e non nascere in qualche altra parte va bene, giocare a pallacanestro è meglio che andare in miniera forse, o che andare a... queste sono frasi fatte che sono catalanate come diciamo spesso, però la realtà è questa. Oggi Varese, purtroppo lo sport di una città oggi si trova, lo dico io, non lo può dire Moretti, Varese purtroppo è la favorita alla retrocessione per il calendario, per lo stato d'animo dei giocatori, per il fatto che non può più immettere nessuno, per il fatto che deve contare la dea bendata che non gli procuri infortuni ai giocatori, perché oggi basterebbe un nulla per ancora rendere ancora più debole il roster, è la candidata numero uno alla retrocessione. Ciò non significa che sarà questa che retrocede, perché poi il campo, abbiamo un signor allenatore, perché questo vorrei che fosse chiaro a chi magari dietro la testa e comincia a pensare a metterlo in discussione, abbiamo un signor allenatore che sa che cosa deve fare, adesso ha la squadra in mano, saprà cosa fare, vediamo di vincere partite che sulla carta non pensavi di poter vincere, questa volta devi cominciare a vincerle, questa è la realtà della squadra. Ritto Venezia, Reggio Emilia, quindi su pistola, fuori casa c'è Torino Bologna, prendo la bellina per te. Tanto ne hai in casa? 5 in casa, 5 fuori, teoricamente puoi vincere in 5 in casa, andare a vincere su 3 campi almeno, puoi provare ad andare a vincere, quindi non è che Varese è per forza, non lo so, non sei sicurissimo, la sconfitta di lui si può cifra anche di una sua, di un suo contatto per presiedere il consorzio. Situazione di classifica, molto importante andare a vedere, no? Varese rimane a 14 punti insieme a Pesaro, a Orlando e Bologna, quindi formano questo quartetto a 14 punti dal 12esimo, quindi ci sono quest'ultima, sì, Torino sarà poi la prossima avversaria tra 2 settimane. Anche qua trovare Torino senza Dyson è conto, trovarla dobbiamo conto. Chiedere ancora al signore discoteca di picchiarlo fuori, sei stato tu a chiederlo, eh? Abbiamo scoperto chi è stato, abbiamo trovato, si è autodenunciato, adesso arrivano i carabinieri, ti portano in questura per fare l'interrogatorio, vorranno sapere dove eri quella sera lì o che cosa facevi. No, fate il scherzo, se c'è uno sportivo ragazzi metti la mano sul fuoco su Roberto Vedani, quindi non è un problema, su quello di sicuro. Il più che altro, certo, incontrare Torino senza Dyson e De Jenga è meglio che incontrarla in casa loro con Dyson e con Jenga. Vediamo ragazzi, la partita sarà una partita di basket, bisognerà cercare di giocarla. Tra l'altro Torino è vicino, eventualmente i tifosi possono anche andare a sostenere. A questo punto della partita io ho avuto delle pizze, poi cominciato a fare tutto il popolo, quello non della pizza per me, era quasi arrivata a fare molto da quelli che cominciano, lo sai che lì ce l'hanno creduto tutti, anzi da meno 13 sembrava quasi che ormai a meno 13 noi avevamo detto Manga, ma aveva chiesto
quali sono le speranze di Varese? La paura di vincere il campo d'Orlando, avevamo detto, e qualcuno che prende in mano la squadra che ha fatto qualcosa di particolare. È stato Ferrero nel primo caso, e la paura di vincere il campo d'Orlando che è stata anche nella testa dell'allenatore. Secondo me oggi Di Carlo, quando ha lasciato il campo Boatwright quei 5 minuti contro Ferrero, ci ha fatto soltanto un grande favore, ha permesso la rimonta di Varese. Questo è più bravo a rimetterlo a minuto alla fine, quando invece deve rimontare lui. Non puoi più permetterti di avere un giocatore che fa 33 di valutazione, 27 di coso, 27, 29 punti, 33 di valutazione. 31 punti. 31 punti, non puoi lasciarlo chiaramente fuori. Però a un certo punto lasciandolo in campo per non salvare il recupero. Varese l'ha fatto sfruttando solo il mismatch su di lui. Cosa che tra l'altro quando lui è rientrato Varese non ha più cercato, l'ultimo minuto e mezzo, quindi una squadra che non aveva più testa, non ha avuto la testa all'inizio della partita e non ha avuto la testa alla fine della partita, facendo errori su errori su errori negli ultimi due minuti, e ha fatti anche di scelte, anche le scelte fatte, quelle poche scelte, commettere il fallo al 23esimo secondo, non cercare più il mismatch su Boatwright, tutte quelle piccole cose che alla fine fanno un punto, alla fine fanno un punto. Questo è il bello e il brutto del basket, no? Questo è il brutto dipende, questo è il brutto del basket, sarebbe stato il bello del basket, si vede. Questo è comunque il brutto e il bello del basket. Questi quattro tifosi di Capodorlando che sono qua sono degli eroi, ma bisogna vedere se sono gente che lavora a Capodorlando e è venuta qua a sbarcarsi la trasferta, oppure sono magari gente di Capodorlando che vive in zona. Comunque sono sempre. Mercoledì arriva il Gaziantep, squadra turca per la FIBA Europa Cup. Roberto Redani sorride, e ovviamente, però presumibilmente tutti i giocatori hanno due settimane, ci sarà anche poi il ritorno la settimana prossima in Turchia. Ed eventualmente gara 3, giusto? Ed non è un 2 su 3. Forse proprio bisogna fare anche gara 3. Speriamo che le vinca tutte e due, quindi si un no, problema. È meglio di evitare questo, perché sai, tre partite. Però sai, comunque giocare da modo anche infortunati come Cavaliero, ma anche come Campagna, di ritornare in ritmo, esatto. giusto pronti anche per a questo punto l'ennesima partita della stagione a Torino tra due settimane. A questo punto direi secondo me è molto più importante. Secondo me non è più, non c'è nessuna partita più importante di nessun altro. Vincere a Torino vuol dire andare 2-0 negli scontri. È lo stesso discorso che facciamo oggi con Capodorlando. Sì, però Torino è l'ultimo in classifica, se Varese va a andare più 4, diventano praticamente quasi più 6. 9 giornate alla fine. C'è anche Bologna allora. Diciamo che anche Bologna ha la stessa importanza. Sì, no, però diciamo che le partite in questo momento più guardo, mi interessa forse di più che Varese si salga. Senza dover soffrire. Perché non vorrei arrivare all'ultima partita di Pensa se retrocede e vince la coppa. Cosa dici? La pedano lo stentato. Sì, che bello. E se dobbiamo coppa. Giocare l'ultima partita, la vittoria, dobbiamo andare a Cancù a giocarci la salvezza a Pierello. Se dite effettivamente poi ci va anche male, ridono tutti. Speriamo che siano scenari che non voglio proprio raccontare, neanche vedere nei più brutti sogni. Veramente sarebbe veramente degli incubi, veramente. Assolutamente. È già capitato quello che siamo retrocessi in casa. E pensa, la cosa peggiore è, la cosa peggiore sarebbe se Cantù non ha niente da chiedere a quella partita lì. Sì, ma non te lo regalo. Però vince. Ma però non, te vince. Non te lo regalo sicuramente, sicuro così Cantù guai. Grazie Roberto Redani. Posso salutare un ragazzo, Samuele di Uduro, magari che lo ascolta sempre. Quanto lo paghi? Che mi ascolta. Guarda, ed è triste perché non faccio più la radio cronaca del Varese. Approfitto per salutarlo. Magari ascolta anche le quiz. Non lo sa grande, tutto, grande guarda, Samuele. Sa tutto il calendario del basket, sa tutto, chi ci ascolta. Grazie anche Vittorio, ringraziamo anche Loris che ci ha raccontato questo match, un saluto anche Canta che ha puntato molto su Chris Wright, così mi ha detto, quindi speriamo che comunque la sua condizione migliori nelle prossime uscite, a cominciare quindi da mercoledì contro Gaziantep per la FIBA Europa Cup, ore 20:30 in diretta qua,
La parola Virpul è su Radio Lupositaria e su Radio News. Per quanto riguarda il campionato, lo ribadiamo fra due settimane, perché c'è la sosta della Coppa Italia, fra due settimane altra partita determinante, importantissima per questa stagione, contro Torino a Torino. Grazie a tutti per essere stati all'ascolto, una buona serata. Non so, non ho idea. Io ho mandato il cervello, ma non c'è uno che va a lavorare lì.